Oggi ragazzi voglio parlarvi di un'esclusiva Amazon Prime Video, di un film arrivato esclusivamente sulla piattaforma il 10 giugno del 2020 dal titolo L'amore a domicilio. Opera di Emiliano Corapi, regista che non conoscevo e tra l'altro spero di aver azzeccato la pronuncia del cognome. Purtroppo non è passato dalle sale essendo un'esclusiva Amazon, spero comunque esca in un video, è un dispiacere per me sempre non poter vedere i film in sala, ma piuttosto che non vederlo l'ho recuperato sulla piattaforma e devo dire che mi è piaciuto tantissimo e che voglio consigliarvelo. Perché anche se dal titolo potrebbe sembrare la classica commedia leggera, che tra l'altro io apprezzo, però la classica commedia che ti fa passare un'ora e mezza in tranquillità senza farti insomma riflettere più di tanto, solo giusto per divertirti, ecco, se può sembrare questo sappiate che vi sbagliate di grosso a pensarlo, perché è una commedia diversa dal solito, diversa da quelle che si vedono ultimamente, recitata veramente bene da Miriam Leone e da Simone Liberati, e soprattutto è un film che sì, fa ridere, ma che sa amalgamare bene tristezza e comicità, aspetto drammatico e aspetto comico. Il tutto è riunito bene in questo film di un'ora e mezzo che non vi farà solo divertire, ma che saprà anche presentarvi una situazione drammatica. A me fa sempre piacere quando si cerca di riecheggiare un po' gli insegnamenti della commedia all'italiana che tanto amano e lodano in tutto il mondo, la nostra cara commedia all'italiana, dove si parlava in termini comici di temi drammatici. Quindi, quando si cerca di rifare qualcosa di simile ed è sempre più raro nel panorama italiano, ovviamente non posso che esserne felice. In questo caso parliamo di due ragazzi, di Renato, interpretato da Simone Liberati, e di Anna, interpretata da Miriam Leone. Un giorno si incontrano questi due ragazzi, lui vende polizze assicurative, lei è per strada perché è appena uscita dall'università, dopo aver dato un esame, i due si conosceranno, l'attrazione si farà subito sentire, nascerà forse un amore, però scopriremo che lei è agli arresti domiciliari per rapina a mano armata. Quindi questo ragazzo che è sempre stato un po' pavido, un po' pauroso anche nell'andare incontro a relazioni durature, non ha mai preso, a meno che non si parli del lavoro, le proprie responsabilità, perché sul lavoro è un grande, riuscirebbe a vendere polizze anche ai morti, come viene detto a un certo punto in questo film, però per quanto riguarda la vita privata è uno che deve imparare a prendere in mano la vita e deve imparare a far capire quanto valga. Ecco che inizialmente questa situazione di essersi innamorato di una che ha gli arresti domiciliari, insomma, lo comincia a far riflettere e dice magari mi può andare anche bene perché comunque ho una ragazza che è sempre in casa, posso avere il controllo su di lei, non devo essere geloso, cioè questa è un po'. Cioè, lui, il film inizia con un voice over che spiega che lui ha sempre avuto la paura da piccolo che gli rubassero la sua amata bicicletta, no? E quindi lui, questo fa già capire che vive con l'ansia che qualcosa di suo gli venga portato via. Dal momento in cui si trova di fronte a questa situazione che sotto certi aspetti ovviamente è terribile e lui lo capisce, dall'altra parte cerca di vedere anche quello che da questa situazione terribile potrebbe andargli più a gene, cioè lei è sempre in casa, io posso andare sempre da lei, è come se fosse un oggetto, sì amato, ma un oggetto per lui. Fino a che poi la situazione si ribalterà perché forse scopriremo che anche lui è un po' agli arresti domiciliari perché è schiavo della paura, lei magari è schiava della solitudine, del fatto che è sola, sì vive con la madre, ma madre con cui ha avuto sempre un rapporto difficile, poi nel corso del film scopriremo il perché, quindi ci saranno anche dei momenti in cui parleremo del passato della nostra Anna che dopo aver sofferto molto in tenera età è restata una ragazza molto schiva, una ragazza molto brusca in certi momenti, molto anche burbera, però in altri aspetti, per quanto riguarda altre situazioni, sa essere anche molto sexy, provocante, sa essere anche molto attraente e infatti sarà proprio un'attrazione selvaggia quella che nascerà fra i due. Un'attrazione che poi si svilupperà in un amore, che lei fa sempre però fatica a riconoscere, forse dopo tutte le delusioni subite in passato,
il rapporto burrascoso con la madre, non riesce a lasciarsi andare del tutto e forse a lei sembra un po' tutto dovuto. E diciamo che il nostro Renato poi comincerà a regalarle regali su regali, ha una vecchia televisione, gliene comprerà una più grande, le regala dei giochi, la Wii, dei giochi per la Wii, insomma, le regalerà tante cose per farla muovere, vuol fare sport, le regalerà una cyclette, gliela porterà in casa. Quindi diciamo che lui comincia anche a scoprire una parte di sé che non pensava di avere dentro, fino a che poi la situazione diventa ancora più incasinata dal momento in cui l'ex della nostra Anna si rifarà vivo perché è evaso dal carcere e praticamente vuol fare il colpo del secolo. Vuol praticamente rapinare questo compro oro per poi scappare e mettersi l'animo in pace senza più tornare in carcere. Quindi, per farvela breve, vi posso dire che Anna, che sta cercando di rifarsi una vita, di studiare all'università per cercare comunque anche di andare incontro alla buona condotta e avere una diminuzione della pena, si ritroverà di fronte anche ad una succosa situazione perché. Caspita, quel colpo potrebbe portare dei soldi anche a lei. Allo stesso tempo, però, c'è Simone, il nostro Simone Liberati, il nostro Renato, che cerca invece di farla tornare sulla retta via e quindi si oscilla sempre tra il pensiero di tornare a fare rapine, il pensiero di avere una vita serena, però in quella casa, però si scopre poi che c'è un debito grossissimo e quindi la casa verrà messa all'asta, lei si ritroverebbe in mezzo ad una strada e quindi dovrebbe tornare in carcere, che futuro avrebbe anche la madre. Insomma, la situazione si complica sempre di più e forse proprio il nostro Renato, per cercare di mettere in sesto, rimettere in sesto il tutto, diventerà il protagonista di avventure non del tutto piacevoli. Magari vorrà aiutare inizialmente il nostro ex francese di Anna ad andar via. Inizialmente gli dice: "Guarda, io ti aiuto a trovare i documenti, ti aiuto a vestirti, insomma, scappa, però poi lasciaci in pace." Dopo tante anche battaglie mentali, perché inizialmente il nostro Simone, il nostro Renato, era convinto di stare in casa con la sua amata e finita lì. Però poi verrà fuori anche questa rapina. Insomma, il film riesce in un'ora e mezzo a intrattenere, a coinvolgere e a mischiare bene, ripeto, l'aspetto drammatico all'aspetto comico. È un film che cioè questa storia aiuterà i personaggi ad avere una metamorfosi, cioè entrambi stando insieme capiranno i propri sbagli, cresceranno, certo aumenteranno le difficoltà una volta che le proprie responsabilità verranno prese, ci sono più responsabilità, bisogna dimostrare di essere adulti, però l'unione fa la forza. Io non voglio dirvi se poi questo finale sia del tutto positivo o una via di mezzo, vi posso solo dire che come si amalgama bene il dramma e la commedia, anche il finale o si dice amalgamerà. Vabbè, scusate, il finale unirà bene insieme la riuscita della situazione, però abbracciata anche a un aspetto più drammatico e triste della vicenda, perché comunque la vita poi offrirà anche delle opportunità ai nostri due protagonisti che non sono del tutto facili da risolvere. Ecco, quello che mi piace di questo film è che riesce a non essere un film stupido. Cioè, leggendo il titolo, L'amore a domicilio, si potrebbe pensare a film comico, magari dal titolo potresti anche pensare, te spettatore, ma che cazzata starò vedendo, sicuramente non mi piacerà. Ed invece no, io voglio fare i miei più sentiti complimenti a Emiliano Corapi, perché dirige e scrive questo film nel migliore dei modi, perché il film riesce a tenere incollati allo schermo per un'ora e mezzo e soprattutto perché l'ironia è ben dosata insieme all'aspetto drammatico. Non sto dicendo che sia un capolavoro, però è un film che mi è piaciuto veramente tantissimo. Un film che, viste le commedie di oggi, molto spesso ripetitive e fatte con lo stampino, sa differenziarsi. Per questo avrei voluto che uscisse nelle sale, anche per permettere magari a quegli spettatori che non sono abituati a vedere questi film di vedere qualcosa di nuovo. Ripeto, si riprende qualcosa
inerente alla commedia all'italiana, e questa cosa mi fa piacere. Certo, se vi aspettate poi il finale triste, tremendo, negativissimo e feroce che avevano quei capolavori della commedia all'italiana, potreste restarne delusi. Ripeto, il tutto è amalgamato bene, perché ci sia una via di mezzo. Però il film ha tanti pregi, non è magari banale come si potrebbe pensare prima di vederlo, ed è un film che sicuramente consiglierei a tutti. Ripeto, reperibile su Amazon Prime Video da ieri, ma mi auguro che poi possa uscire anche in home video. Detto ciò, i miei più sentiti complimenti a Miriam Leone e a Simone Liberati, perché sono una coppia perfetta sullo schermo. Io avrei voluto che il film non finisse, perché avrei voluto continuare a vederli insieme e a vedere dove la vita li avrebbe portati. Sono stati bravissimi. Simone Liberati io l'ho sempre apprezzato, ultimamente anche nel film La Partita, che è uno degli ultimi film che vidi in sala prima del lockdown. Ma allo stesso tempo Miriam Leone dimostra di serie, in film, di essere sempre più brava. Cioè, poi riesce Emiliano Corapi a mostrare tutto il suo splendore, tutta la sua bellezza. Cioè, che Miriam Leone sia bella si sa, ma poi è anche il regista bravo a saper mostrare un'attrice e un attore. Cioè, come sa dirigere Emiliano Corapi, come sa mettere in scena la bellezza dell'attrice protagonista, beh, è veramente riuscita come cosa. Cioè, e si emana una sensualità ogni istante in cui la si vede nel film. In qualsiasi momento lei può studiare, può avere i capelli scombinati, invece può essere tirata a lucido. Cioè, in qualsiasi scena il nostro regista riesce a far emanare alla protagonista tutta la sua bellezza. Quindi io voglio fare complimenti a questo regista, che spero di rivedere presto in altri film. Voglio vedere altri film diretti da lui e scritti da lui. E che posso dire? Aspetto di sapere la vostra. Non fatevi ingannare dal titolo, forse il titolo l'avrei cambiato. L'amore a domicilio può dare l'impressione di un film banale e stupido, ma in realtà credetemi che non è così, ed è un film veramente veramente valido, che a me, ripeto, è piaciuto tantissimo e che già non vedo l'ora di rivedere, specialmente oggi dove, ripeto, tutti i film sembrano uguali e dove sembra che non si voglia mai sperimentare o altro. Detto questo, sì, potrei fare una minima parte spoiler proprio per dirvi i momenti che più mi sono piaciuti, per dirvi, insomma, le scene che più mi hanno colpito, però, ripeto, sarà proprio misera, perché ciò che avevo da dire l'ho detto nella parte generale. Io vi ringrazio, vi saluto, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, fatemi sapere del film nella sezione commenti, ricordate che vi leggo sempre tutti, potrete condividere, commentare quanto volete, anche se non vi rispondo subito, sappiate che vi leggo e vi ascolto. Ciao, 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 ciao! Allora, ragazzi, è bello come il tutto va ad unirsi insieme, gli ingredienti del film vadano ad unirsi insieme, perché inizialmente sembra solo la storia di questo ragazzo che si innamora di questa ragazza agli arresti domiciliari, e quindi come convivere con una ragazza agli arresti domiciliari. Invece no, perché poi i nodi vengono al pettine. Sempre più situazioni si verificano, dal ritorno dell'ex amante della nostra Anna, che sembrerebbe scappare perché deve fare un colpo con quest'altro, e quindi ok, Renato lo deve aiutare, quindi si ritroverà in situazioni più grosse di lui, addirittura ad un certo punto deve portare una pistola, quindi noi ci mettiamo nei panni del protagonista e pensiamo, caspita, ora la sua vita sarà rovinata. Invece il film, sotto quell'aspetto, è molto diverso dal solito, perché in tanti altri film avremmo potuto vedere che ovviamente la legge si rende conto delle azioni che sta portando avanti il nostro Renato, e quindi da persona per bene magari diventa il nemico pubblico numero uno, e quindi poteva essere il classico film, oppure anche dove Renato alla fine magari poteva portare via la nostra Anna, scappare, diventare latitante, cose già viste, riviste, riviste. In realtà no. Avrà dei difetti Renato, perché, ripeto, è uno possessivo, è uno che non riesce a lasciarsi andare del tutto, e se lo fa questa volta è proprio perché ci sono delle sbarre, no? Che permettano alla sua amata di essere in casa, e quindi questa cosa è, egoisticamente lo fa sentire più sicuro. Però poi si apre, riesce a cambiare e a dimostrare tutto il suo amore, prima cercando di aiutare il suo ex, l'ex di Anna, e insomma,
Alla fine si ritroverà lui coinvolto nella rapina proprio perché l'altro ha i calcoli e non può più fare la rapina. Si scopre che in questo comproro si riciclano soldi della malavita, quindi si potrebbe fare il colpo del secolo perché non si può nemmeno denunciare una cosa del genere. Solo che le cose poi vanno male. All'inizio è Anna che decide di accettare, Anna che ormai ha sempre tutto, mille regali, cioè ormai per lei è tutto dovuto, forse perché ha sofferto talmente tanto da bambina, si scopre che la madre era un po' una donna che andava un po' con tutti, anche lei non si sa da quale padre è nato, perché, cioè da quale uomo sia nata, perché ha girato tanti uomini, purtroppo la madre, e la faceva sentire in colpa da piccola, se non riesco ad avere un uomo è per colpa tua, quindi lei ha vissuto un'infanzia difficile, per questo ha un rapporto burrascoso, poi anche la madre è maturata, è cambiata, ha pagato fior fior di soldi indebitandosi per pagare gli avvocati della figlia, per non fargli avere quelli di ufficio, è bello anche il colpo di scena che scopriamo che sta con il mitico Antonio Milo, con il poliziotto che ogni giorno va a controllare a casa se lei sia in casa oppure no, si scopre che c'è questa relazione, quindi il tutto è messo in scena bene, è raccontato in maniera giusta, il film si apre a scatole cinesi senza rivelarvi troppo, ma nemmeno troppo poco, cioè ogni cosa viene rivelata al giusto momento e poi scopriamo il vero cambiamento, sia di l'uno che dell'altra, perché Anna rifiuterà di fare il colpo e deciderà di dedicarsi all'esame su Dante, che poi le cambierà totalmente la vita. Allo stesso tempo il nostro Renato decide di prendere, di aiutare l'ex di Anna in questo colpo per poi dare i soldi alla nostra, per poi dare i soldi alla nostra Anna, per prendersi la parte di Anna. Quindi sì, si va incontro anche al crime movie, è un crime comedy, però non è mai sopra le righe, non è mai esagerata, non è mai non perde mai il realismo e questa è una cosa importante. Anzi, durante il colpo, che non va nel modo previsto, anche se poi riesce, cioè noi spettatori proviamo una minima ansia per ciò che sta accadendo. Non è che sei lì che ridi, ah sì, c'è il momento comico. Mani in alto, e si era capito. Questa è una rapina, e si era capito pure questo. Cioè, ridi. Però il tutto non è mai sopra le righe, non è mai esagerato, non è mai forzato. Si scappa, si prendono i soldi, quest'uomo sparisce veramente poi dalla vita di Anna e ripeto, Renato si ritrova in situazioni più grosse di lui. Però ecco che deciderà di prendere la sua polizza, grazie ai soldi del colpo, grazie alla polizza riuscirà a risolvere la situazione familiare della protagonista e della madre. Riuscirà a far diminuire il debito, a pagarne una somma e poi mensilmente potranno pagare grazie anche agli aiuti delle banche. Quindi è un gesto d'amore estremo, mi è piaciuto anche il rapporto tra Renato e il padre, che tra l'altro è un attore che apprezzo molto, già mi piaceva in Suburra la serie, faceva il padre di Lele. Questo rapporto con il padre che è molto vicino al figlio, anche troppo attaccato perché anche lui ha avuto delusioni, cioè tutti i personaggi hanno avuto delle delusioni in passato. E forse grazie al discorso che farà il figlio, anche il padre riuscirà poi a darsi da fare, a cercare di rifarsi una vita, dopo che, insomma, la madre non lo amava, come viene detto nel film. E poi c'è questo finale in cui c'è questo esame su Dante, dopo questa discussione fra i due, c'è l'alchimia tra i due protagonisti, è bellissima, c'è veramente attrazione vera, c'è veramente un'alchimia incredibile. Ho amato poi il modo di recitare in catanese, questo accento catanese, essendo catanese, di Miriam Leone. Quest'unione, questa bellezza fra i due, questa proprio pura realtà tra i due. Cioè, mi è piaciuta tantissimo, nei dialoghi intendo, mi è piaciuta tantissimo, proprio. Vabbè, complimenti al regista, lo ripeto, e alla recitazione degli attori e al cast. Bello il momento in cui lui aiuterà lei a prepararsi a questo esame. Lei prima se ne fregava, ora invece vuole cambiare veramente. E c'è questo esame che sicuramente non le farà prendere un voto altissimo, ma dimostrerà a lei quanto Simone la ami, perché rispondendo alla domanda sul canto dell'inferno, Paolo e Francesca, amor che nulla amata, mar perdona, lei si renderà conto quanto, cioè quando il professore le dice spiegamela a parole tue, ok, hai studiato, spiegamela a parole tue, capisce quanto Simone, quanto Renato la stia amando. E dopo c'è questa scena in cui lei sarà libera e quindi una volta libera Renato si renderà, cioè comunque la buona condotta, grazie all'esame universitario è andato bene, lei riesce a, diciamo,
essere privata degli arresti domiciliari, solo che lì per lì il nostro Simone ha paura di perderla, perché fino ad ora lui aveva avuto la possibilità di averla sempre in un determinato posto e egoisticamente si sentiva a suo agio. Quindi ora sì, è felice per lei, ma ha paura di perdere la sua sicurezza, come da piccola aveva paura di perdere la sua bicicletta. Come da piccola ha imparato a poter stare senza la bicicletta e a non esserne più gelosamente, come si dice, protettivo, a non essere più gelosamente possessivo della sua bici, ha capito che può fidarsi. Cioè, lui già lo sapeva, ma non l'aveva ancora dimostrato a se stesso. Con i fatti aveva già capito sia lei sia lui quanto fosse grosso e grande, scusate, quell'amore. Ora però lui ha la realtà stampata lampante in faccia: io non ho più gli arresti domiciliari, quindi ora comportiamoci per bene. Fino ad ora io ero in casa, te venivi, facevi tutto quello che volevi, insomma mi aiutavi, però ero in casa. Ora siamo fuori, ora siamo veramente due persone. Io non soffro più di solitudine, non sono più dietro le sbarre della solitudine. Io, il ragazzo, non sono più dietro le sbarre della paura. Quindi ora bisogna veramente dimostrare di essercelo meritati tutto ciò. Quindi questo finale con l'inquadratura dall'alto, campo lungo, e loro che camminano dritto verso la vita, verso il proseguimento della vita, che non si sa se sarà piacevole o no per i due. Noi spettatori ce lo possiamo augurare. Ripeto, il finale non è negativo, triste, come proprio lo era nella commedia all'italiana, dove veramente l'amarezza la faceva da padrona. Però allo stesso tempo non è nemmeno un happy ending al 100%, perché non si sa quel che potrà accadere. Ricordiamoci che lui è stato promosso, che dovrà andare a Milano. Si distanzieranno nuovamente i due oppure no? Cioè, nuovamente, si distanzieranno i due oppure no? La situazione tra i due andrà sempre bene? Ricordiamo che non è proprio un caratterino facile lei. E questo non lo possiamo sapere, però lui ha utilizzato la polizza per lei. Quindi, cioè, nel senso, si parte con, mi raccomando, è matrimonio, separazione dei beni con l'altra ragazza, e poi ha usato la polizza per lei. Quindi questo per amore è disposto a fare tutto. Speriamo che la vita possa far sì che la strada sia sempre dritta e spianata per i due insieme, come coppia. Però il film ti può lasciare anche con il dubbio, perché loro continuano ad andare avanti. Non c'è più, non ci sono più le mura a proteggere i due. Ormai c'è la vita. E quindi, se prima il film era quasi all'80% tra le mura di una casa, e quindi c'erano sempre le mura a proteggere, non c'erano molti ostacoli, a meno che non se li creassero loro. Ora finalmente loro sono fuori, ma essendo fuori gli ostacoli ci sono, e quell'inquadratura dall'alto lo mostra. Cioè, non sono più soli, non sono più protetti da mura, ci sono tantissime altre persone, le situazioni si complicano, aumentano. Quindi saranno in grado di gestire la situazione? Questo non lo possiamo sapere. Sappiamo solo che quell'amore a domicilio si è trasformato in un amore vero, reale, al di fuori della casa. Ecco, ripeto, a me questo film è piaciuto tantissimo per ciò che lascia, per quanto riesca a far divertire e allo stesso tempo anche far capire il dramma che vivono i protagonisti. Quindi l'alchimia fra le due cose è veramente ben esposta. Emiliano Corapi fa un lavoro per me molto valido. Il film è piaciuto, ripeto, tantissimo, e forse avrei cambiato il titolo, ripeto, perché non tanto perché non sia valido, ma perché la gente potrebbe avere il pregiudizio e considerarlo un film da poco. Invece non è così. Detto ciò, ragazzi, io vi invito a farmi sapere la vostra, perché, ripeto, non vi aspettate un capolavoro, ma è un qualcosa di diverso dal solito. Ve lo veramente consiglio al 100%. Ciao 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 su Amazon Prime Video.